Buongiorno a tutti. Come promesso, parleremo in questo brevissimo video tutorial di come è possibile imparare, rinforzare e potenziare le tabelline con la robotica educativa. In questo caso in particolare parliamo soltanto della V-Bot di Cubetto, nonostante ci siano in commercio tantissimi robottini. Questo tutorial è in allegato all'articolo che, se avete voglia di leggere, ci si spende davvero poco tempo. Eccoli, Cubetto e la Bibot, due simpaticissimi robottini indicati per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria che è possibile utilizzare in svariate situazioni della nostra didattica quotidiana come insegnanti. E oltre alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, è possibile anche utilizzarli negli enti privati, nelle associazioni, negli ospedali, nelle scuole per persone in difficoltà, eccetera. Quindi è possibile spenderli veramente ovunque. Sono due tra i tanti simpatici robottini in commercio che ci servono a rendere più accattivante, ludica e motivazionale la nostra didattica. Come spiego nell'articolo, per fare questo laboratorio, per imparare le tabelline, o meglio per potenziarle, per rinforzarle, si parte dalla preparazione delle griglie. Quindi utilizzeremo delle griglie, questi sono solo degli esempi, delle griglie che possono essere sia griglie di quadrati, eccoli qui, quadrati di 14x14, che è poi il passo dell'ape oppure il passo di Cubetto, e questi quadrati qui, oppure se vogliamo possiamo anche utilizzare un percorso lineare, vi faccio vedere subito. Qui c'è il nostro sfondo, quindi nel caso delle tabelline prepareremo dei numeri o delle moltiplicazioni, quindi 3x4, 7x3, 9x2, eccetera. O nelle caselle possiamo indicare anche, possiamo scrivere il risultato, il prodotto finale. Quindi o la moltiplicazione o il prodotto finale, perché comunque questo è il tappeto su cui si muove sia Cubetto che la Bibot. Si possono utilizzare entrambe nello stesso laboratorio, oppure una in un laboratorio, l'altra in un altro laboratorio, in base alle esigenze e anche a ciò che abbiamo a scuola. Si può proprio fare in modo che i ragazzi facciano di tutto, eh? Qui stiamo parlando di bambini di terza primaria che addirittura hanno scoperto il passo dell'ape e quindi stanno cercando con i colori, stanno cercando di capire come fare per costruire la griglia. Provate a pensare anche, oltre alla robotica, alla tecnologia, all'introduzione delle nuove tecnologie nella didattica, al compito autentico, questo diventa veramente un compito autentico, alla geometria che ci mettiamo e ad un laboratorio di arte e immagine. Quindi c'è veramente di tutto, per non parlare della documentazione, lì finiamo anche nell'ambito linguistico. Quindi possiamo davvero in un unico laboratorio mettere insieme tutte le nostre discipline. Ecco, questa è la pina che comincia a fare il suo percorso. Possiamo assolutamente inventare quello che vogliamo nella nostra griglia, quindi mettere delle caselle dove non si può transitare, mettere delle caselle dove si può transitare una volta sola, raggiungere il risultato, l'obiettivo, quindi provare ad esempio ad inserire un'operazione e a chiedere il risultato o viceversa, a chiedere dal risultato andiamo all'operazione. Possiamo far lavorare due bambini contemporaneamente, uno è l'istruttore, l'altro è l'esecutore del percorso a coppia, ma non per questo in un gruppo ci possono essere 4-6 bambini. 4 sarebbe l'ideale per non appesantire l'attesa, ma anche con 6 gliela si fa a fare questo laboratorio. Qui qualcuno addirittura si è divertito ci siamo divertiti a fare la pina con i pennarelli e addirittura a plastificarla in maniera tale da poterla utilizzare in tanti e svariati modi. Oltre alla tabella, alla griglia, è possibile usare delle caselle singole. Quindi questo è soltanto un esempio, ma ad esempio se proviamo ad usare delle caselle singole, possiamo addirittura crearlo il percorso e metterci dentro quello che vogliamo, davvero quello che vogliamo, addirittura mobile, nel senso che potremmo togliere una tesserina e inserirne un'altra, eccetera, eccetera. E
mettere anche degli ostacoli dove proprio l'ape o cubetto non riescono a passare, come ad esempio dei CD su cui l'ape non transita. E anche la parte artistica con tante tecniche di coloritura è qualcosa di bello da inserire in un laboratorio del genere. Ci si può aiutare con la preparazione delle frecce, quindi le frecce direzionali. Questi, ad esempio, erano esempi di percorso. Ho deciso che per arrivare al risultato 4 per 5 uguale 20, io uso questo percorso. Quindi me lo sono prima preparato a livello di frecce direzionali. Ho creato un algoritmo e poi lo metto in pratica. Stessa cosa proprio con la creazione delle frecce. E quindi mi impegno a creare delle frecce con proprio come sono sulla pina. Ecco, e dopo uno di noi, che è l'istruttore, utilizza queste frecce per fare questo percorso e l'esecutore le aiuta a mettere in ordine e poi fa il percorso col robottino sul tabellone. Quindi il laboratorio si può dividere in più parti: la parte manuale, la parte artistica, la parte coreografica, la parte proprio pratica. Si può dividere i bambini in tanti gruppi in maniera tale da creare una sorta di catena di montaggio, dove ognuno fa qualcosa per riuscire poi a mettere su il laboratorio. Nella documentazione finale, quando parlo di documentare il lavoro che è stato fatto, ecco che beh, sarebbe bello anche questo, cioè anche mettere in scena la costruzione manuale del robottino e quindi il disegno, la coloritura, eccetera, eccetera. Mentre la pina, in questo caso, guardate, questo coding unplugged, poi non facciamo altro che parlare di coding unplugged, no? Quando parliamo di griglie, di tabelloni per fare il coding con la robotica educativa. Qui si parlava di nomi propri e di nomi comuni, mentre in quest'altro, dove c'è cubetto, c'è proprio la tabellina e quindi il risultato finale e i numeri che non sono corretti e quindi la programmazione su una console, che è questa di cubetto, del percorso da fare per raggiungere il numero giusto. Quindi, finito il laboratorio in cui ogni bambino ha seguito il percorso e grazie al robottino è arrivato al risultato finale di una moltiplicazione o viceversa, dal risultato finale è arrivato ad imparare le tabelline. E è un percorso che si può fare in vari step durante la nostra attività. Chiedo scusa, potremmo passare alla documentazione di questo percorso. E la documentazione è fatta di tanti elementi. Può essere in digitale, può essere in cartaceo, può essere verbale. In queste foto, che sono foto d'archivio, si vede la possibilità di creare una documentazione che riesca ad inserire mappe concettuali, testi, editing, strumenti tecnologici come Word, come Google Documenti, eccetera, presentazioni. Quindi offriamo anche la possibilità ai bambini di documentare il lavoro che è stato svolto e quindi alla fine del laboratorio si potrebbe inserire anche la documentazione. Il laboratorio serve a rinforzare e a potenziare la conoscenza delle tabelline, ma potrebbe essere anche un utile strumento per verificare la conoscenza delle tabelline. Quindi, ad ogni modo, sia la verifica, sia la documentazione, sia il laboratorio in sé possono diventare un valido strumento affinché questo percorso ci dia degli ottimi risultati e riusciamo a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo preposti in un modo giocoso, i bambini si divertono, è accattivante, è bello, diverte anche noi e ci aiuta ad innovare la nostra didattica. Dopo questo brevissimo tutorial, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto nel prossimo tutorial. Grazie a tutti.